Presidente Carmine Elisa, ormai è una tradizione in questo periodo dell'anno presentare le vostre iniziative, un appuntamento molto importante per Monte San Giacomo, per il Vallo di Diano, gli eventi organizzati in collaborazione con l'associazione Grotta Briganti e Cacio, eventi di diverso tipo. Che cosa avete preparato per quest'anno? Abbiamo eventi che parlano di gastronomia, quindi dei nostri prodotti tipici, e abbiamo eventi culturali che parlano della nostra storia. Quindi pensiamo che sia anche un metodo innovativo di comunicare, perché non sono eventi fini a se stessi, ma hanno diciamo, uno schema preciso, che è quello di lasciare dei contenuti importanti alle persone che partecipano alle nostre manifestazioni. Il primo appuntamento è un Dio Onore il 21 e 22 luglio. Uno spettacolo davanti alla famosa Grotta Vallicelli, in cui, ecco, in uno scenario straordinario notturno viene recitato da attori un episodio reale verificatosi a Monte San Giacomo, nei pressi proprio di questa grotta. C'è anche il discorso della Perallardara, un altro frutto importante del nostro territorio, che si presta ad essere utilizzato e viene già utilizzato anche da chef diciamo rinomati del nostro territorio nelle loro attività. Poi c'è il discorso della patata, c'è il discorso del pane, c'è il discorso di tanti prodotti che questa associazione mette insieme, anche a, se vogliamo, a dei momenti di spettacolo, dei momenti anche di intrattenimento. Il progetto mi piace, è interessante, vogliamo valorizzare tutti i prodotti del territorio, e speriamo che con questo nuovo programma riusciamo a portare avanti anche un po' di ricette tradizionali, storiche, e rivalutando tutto ciò che riguarda il prodotto del territorio. Non abbiamo neanche iniziato, perché il lavoro è tantissimo, il patrimonio è enorme, per non dire infinito. La cosa più importante, la priorità, sarebbe quella di recuperare tutta la memoria orale, ascoltare, registrare e tirar fuori insegnamenti da quello che è il ricordo, che è la voce delle persone anziane soprattutto. Molta gente che è stata l'anno scorso ritornerà e faranno tant'anno per portarsi tutti, diciamo, gli amici, quindi sicuramente avrà successo anche quest'anno. Poi noi stiamo lavorando, abbiamo diciamo, modificato delle piccole cose, stiamo curando i dettagli sia dei vestiti, della musica e tutto, quindi spero che la collaborazione sia, diciamo, lunga e prosperosa. Con me l'appuntamento è il 21 e 22 luglio, l'11 agosto, il 14 e 15 settembre, quindi sono 5 repliche, potete organizzarvi e venire a trovarci, anzi vi aspettiamo, sappiamo dove abitate.